La Formula 2000 Light è tornata nuovamente sul circuito bresciano Daniel Bonara di Franciacorta, nell'ambito dei weekend firmati a C-Sport. La serie, organizzata e spinta dal siciliano Eros di Prima, ha proposto un elenco iscritti di sicuro interesse. In questa terza tappa di campionato, dopo i round di Imola e Pergusa, la Formula 2000 Light ha potuto vantare su un buon afflusso di nuovi piloti e team. Come sempre, amici di O'Race TV, i drivers griffati Formula 2000 Light ci hanno fatto assistere a dei bellissimi duelli vissuti sotto il caldo sole che ha infuocato i 2 km e 600 metri del tracciato di Franciacorta. La parola d'ordine di questa nostra nuova puntata? Sfide e grandi bagarre. Il nostro consiglio? Di rimanere con noi! Dopo le prove di qualifica, Piero Longhi in pole. Il due volte campione italiano rally ha sfoggiato la sua classe anche sul tracciato lombardo di Franciacorta, conquistando la pole position al termine delle sessioni di qualifiche. Longhi, alla guida di una Dallara FPT del team Lion Race di Ernesto Bellisari, ha dominato, relegando alle sue spalle i diretti avversari con un margine superiore al secondo. Nelle due competizioni previste nel weekend lo affiancheranno alla partenza Emanuele Mari, portacolori della nuova compagine iscritta alla Formula 2000 Light, ossia la SG Motors e TP Formule, autore di una solida prestazione che gli vale la prima fila di gara 1. Mentre sarà Marco Zanasi, leader del campionato su Tatus FA 2010 di casa Tomcat, a partire dalla seconda piazzola per gara 2. Aggressivo invece Paolo Viero, sulla seconda monoposto della Lion Race, autore del terzo riferimento cronometrico di entrambe le sessioni. Difficoltà di setup invece per Pietro Peccenini, che pareva poter lottare per la seconda fila, ma che ha perso via via posizioni nelle fasi terminali dei turni cronometrati. Segnaliamo il buon debutto nella categoria di Renato Papaleo su Tatus FA di Tomcat e del combattivo Sebastian Gonzalez, anch'egli iscritto nella categoria 2000 Top su monoposto dell'SG Motors e TP Formule. Ma andiamo ora a leggervi le classifiche generali dei due turni di prove cronometrate. Nel primo turno di prove cronometrate è di Piero Longhi, come detto, la pole position che ha preceduto di un secondo e 399 millesimi il bravo Emanuele Mari. Terza posizione per Paolo Viero, poi Marco Zanasi, Pietro Peccenini, Renato Papaleo, Yoshiki Omura, Alfredo Maisto e Sebastian Gonzalez. Mentre nel secondo turno di prove cronometrate è sempre di Piero Longhi la pole position, con 2 secondi e 90 millesimi di vantaggio su Marco Zanasi del team Tomcat. Terza piazza sempre per Paolino Viero, poi Mari, Papaleo, Maisto, Peccenini, Omura e Gonzalez. In gara 1 nella Formula 2000 Light a Franciacorta, primo sigillo di Piero Longhi. Per il campione italiano rally, la prima vittoria su monoposto. Mari e Zanasi si confermano protagonisti del weekend. Il piemontese Piero Longhi ha condotto una gara impeccabile, dalla pole position alla sua prima vittoria in pista. Al volante di una Dallara Formula 3 motorizzata FPT della Lion Race, ha impresso alla prima corsa in programma nel weekend sul Daniel Bonara di Franciacorta un ritmo irraggiungibile dagli avversari, siglando altresì il giro più veloce della competizione. Bravissimo Emanuele Mari ad accodarsi sin dal via alle spalle del leader della corsa, senza cedere la posizione fino al traguardo. Nulla ha potuto per attaccare il vincitore Longhi, ma il risultato gli vale comunque la vittoria della classe 2000 Top. Terzo classificato Marco Zanasi del team Tomcat,
che sul finire dei 28 minuti più in giro della durata della gara ha dovuto guardarsi le spalle dalla new entry Renato Papaleo, bravissimo al debutto della serie su una Tatus FA della compagine di Carlo Dell'Orto, ossia Tomcat Racing. Il messinese ha avuto la meglio dopo una lotta serrata del milanese Pietro Peccenini. Il bravo milanese è stato autore anche di un testa coda. L'alfiere della TS Corse ha dovuto cedere la posizione al giapponese Omura, alla fine quinto assoluto al traguardo. Out invece Paolo Viero del team Lion Race per la rottura del semiasse al via. Fuori anche Alfredo Maisto per un contatto di gara ed il colombiano Gonzales, autore di un fuoripista. Andiamo ora a ricapitolare l'ordine di arrivo di questa gara 1. Vince la gara con ben 16 secondi e mezzo di vantaggio Piero Longhi. Seconda posizione per il bravo Emanuele Mari del team SG Motors e TP Formula. Terza piazza per Marco Zanasi, poi ai piedi del podio Renato Papaleo, poi Yoshiki Omura, quinta piazza assoluta, Pietro Peccenini a seguire sesto. Settimo è Alfredo Maisto, poi Gonzales e Paolo Viero. Il giro veloce della gara, come detto, è stato fatto siglare dal leader Piero Longhi, con il crono di 1 minuto, 9 secondi e 415 millesimi. Oggi qui a Franciacorta un super Piero Longhi nella Formula 2000 Lite, gara 1 conquistata, pole position conquistata e che dire, il due volte campione italiano di rally, anche con le monoposto, insomma, ci sa fare. Ma guarda, innanzitutto mi sono divertito molto perché in effetti è talmente tanto diverso dai rally, dalle macchine rally che è veramente divertente guidare. Devo ringraziare molto la squadra, Line Race, perché mi ha dato una macchina che è sicuramente molto superiore alle altre. Gara 2 cosa ti aspetta? Ma partiamo anche in gara 2 in pole, mi aspetto di fare uguale, cercare di far bene, magari chissà cercare di fare una doppietta, ma non è facile. Prima gara della stagione per Emanuele Mari, che è arrivato qui a Franciacorta con la TP Formula, ottimi propositi, secondo tempo in qualifica, secondo tempo in gara. Sì, è una bellissima gara, ringrazio sin da subito la SG Motorsport che mi ha dato una grande macchina. E si è visto in pista che è andata molto bene. Quindi sei contento e domani ci potrebbe essere ancora sicuramente l'unplay? Sì, partirò dalla seconda fila in quarta posizione. Se farò la partenza come gara 1 sicuramente passerò un paio di macchine e sarà buona anche domani. In questa annata 2012 sembra che Marco Zanasi abbia preso gusto a salire sul podio. Tutto bene, sono partito quarto, ho fatto una discreta partenza, mi sono posizionato in terza posizione, poi ho mantenuto la posizione, ho visto dietro Papaleo che arrivava, ma poi sono riuscito a tenerlo a debita distanza. Hai rimesso il turbo. Esatto, e sono riuscito a girare bene. Dai, terzo posto, bene. Vediamo domani, partiamo secondi, speriamo. The race was quite competitive. I mean, at the qualifying I had problems with the gearbox and shifting, so I didn't make a good time. I only started from 7th position. So lucky I was able to make 2 positions during the race. The car in front of me was Maisto, unfortunately holding me up in the first few laps. So I wasn't making a very good time. Once I passed them, I lost the guys in front of me, so it was hard to catch up to them. But we're happy to make the 5th position and the points are important for the championship. Abbiamo litigato tanto con l'assetto tra ieri e oggi. E pensavamo di aver capito tutto, invece in qualifica è stato molto difficile stare in pista e anche in gara, devo ammettere. Quindi ti sembrava di essere un bradipo? Mi sembrava di essere un bradipo, invece non stavo tenendo un buon ritmo, però insomma volevo di più e alla fine ho fatto 3 cazzate, si può dire? Cazzatissime. Quando mi ha infilato Papaleo ho sporcato le gomme, ho cominciato a innervosirmi e non va bene. E alla fine questo è uno sport in cui ci vuole molta molta calma e molta freddezza e credo che a un certo momento della gara l'ho persa, la lucidità. Tutti aggettivi che userai domani in gara 2. Guarda, non solo, ma voglio dimostrarvi che sono un pilota col pelo. Questa prima vittoria di Piero Longhi col Formula 3 è molto importante per il nostro campionato, è stata molto bella, una bella gara ed è importante per noi che un personaggio come Piero, due volte campione italiano rally, abbia scelto questa serie per continuare, ha debuttato con noi a Monza lo scorso anno. Un'altra novità carina di colore, il team TP Formula insieme a SG Motors che sono entrati nel campionato Formula 2000 Lite, tra l'altro portando un
pilota da molto lontano, sia dalla Colombia. Questo Sebastian Gonzalez è un giovane kartista che viene da Medellin e che farà tutta la stagione, completerà la stagione con TP Formula. Ecco, sicuramente per chi volesse entrare a far parte del campionato Formula 2000 Light by Aeros di prima, www.formula2000light.it. Grazie mille. In gara 2 va a Paolo Viero la vittoria in volata. Brutta partenza di Piero Longhi dalla pole. Ne approfitta così Zanasi per portarsi al comando. Ma nulla può con Viero che vince la gara. Passo falso di Piero Longhi, rimasto al palo allo start di gara 2 al Daniel Bonara di Franciacorta. Per lui una gara tutta in rimonta. Ne approfitta Marco Zanasi che sulla Tatus Formula Abarth di casa Tomcat, dalla prima fila, prende il comando della corsa. La gloria però dura lo spazio di poche curve perché alla fine della prima tornata Paolo Viero sulla Dallara Formula 3 del team Lion Race sorprende il monegasco e conquista la leadership che difenderà fino al traguardo. Nemmeno l'ingresso della safety car nel corso del secondo giro per una toccata fra Longhi e Mari, che vede quest'ultimo fermo in pista in posizione pericolosa, permetterà ai diretti inseguitori di cambiare la storia di questa competizione. Con l'autovettura di sicurezza lungo il tracciato, alla terza tornata la situazione di classifica vede Viero condurre su Zanasi, Papaleo, Pecenini, Longhi, Omura, Maisto, Gonzales e Mari, che viene trainato in corsia box. Al quinto giro rientra la safety car, riparte così la corsa e Longhi inizia la rimonta, passando in rapida successione Pecenini nella tornata dopo e portandosi nel settimo run al terzo posto su Papaleo. Un altro solo giro ed il campione italiano rally della Twister Italia è secondo e si getta l'inseguimento di Paolo Viero. All'undicesimo passaggio negli scarichi dell'amico piemontese della Lion Race e ne tenta l'attacco. Ma Viero resiste e guadagna un secondo nel giro dopo. Al tredicesimo passaggio Longhi riesce a limare altri tre decimi, ma il timer della corsa, della durata di 18 minuti più un giro, è agli sgoccioli e la festa sul podio è tutta per Paolino Viero. Marco Zanasi, dal gradino più basso del podio, festeggia la leadership dell'assoluta del campionato, che conduce ora con 138 punti su Maisto a quota 108 ed Omura a quota 104. È sempre Marco Zanasi il leader della speciale classifica over 35, mentre con le vittorie nella Challenge Light Pietro Pecenini si porta in vetta la classifica della categoria. Ma andiamo ora a leggervi la classifica generale di gara 2. Vince come detto Paolino Viero con soli 440 millesimi su Piero Longhi. Terza posizione a 2 secondi e 7 per Marco Zanasi. Poi la new entry Renato Papaleo che chiude quarto. A seguire in quinta piazza Pietro Pecenini. Poi ancora Omura, Maisto, Gonzales e Mari. Il giro più veloce della corsa è stato fatto siglare dal vincitore Paolo Viero nel crono di 1 minuto 10 secondi e 924 millesimi. Una buona partenza, sono partito secondo, Piero è partito male. E poi in fondo al tornantino subito passato Zanasi e poi ho iniziato a prendere un certo vantaggio, poi purtroppo la safety car ha raggruppato tutti. Piero chiaramente più veloce di me, lo so. È venuto a prendermi, poi però siamo amici da non so da quanti anni, forse da 30 anni, da 40 anni diciamo, e allora è stato clemente e buono. Chiamiamo subito Piero Longhi insieme all'amico Paolo Viero. Piero, scusa. Seconda posizione, cosa è successo in partenza? Ho sbagliato, probabilmente perché la gara 1 ho pattinato un po', allora penso stupidamente, ho detto cerco di non farla pattinare, probabilmente quando ho mollato la frizione ho mollato un po' il gas, però qui è una frizione molto, molto corta e quindi nel momento in cui l'ho mollata probabilmente ho mollato il gas e la macchina si è spenta. Sai che gliel'hai fatta fare addosso per 6 minuti? No, ma stava guidando bene. Poi ho visto che era un po' stanco verso la fine perché ha rallentato un po' il passo, però... Avete fatto una grande gara. Sì, sì. Io ti dico la verità. Sì, perché a noi nel rally in effetti manca una cosa molto divertente che sono i sorpassi. In questo weekend bresciano a farla da padrone è stato sicuramente il team Lion Race guidato per questa prova da Marco Cagliani. Allora, gara 1 portata a casa e gara 2... doppietta, primo Paolino e secondo Piero Longhi che ha vinto gara 1. Marco, penso che devi essere super contento oggi. Sì, direi che i risultati sono arrivati. Lo sforzo è stato intenso in quanto eravamo su due fronti a lavorare, quindi c'era il campionato europeo sport prototipi a Imola, che attualmente sta ancora andando avanti la gara 2. Qui invece a Franciacorta, Castrezzato, diciamo il risultato
è stato portato a casa. Benissimo, infatti abbiamo visto veramente un gran dominio del team Lay Race, che ricordiamo è impegnato, come ci diceva Marco, su più fronti, ossia prototipi, formule, ma non solo in gara ma anche extra. Quindi cosa vuol dire? Che tutti gli interessati che ci stanno seguendo, che volessero provare una formula o un prototipo o anche macchine a ruote coperte, non deve far altro che mandare una mail a info@layrace.com. Ieri ci aveva detto che un pilota col pelo, e oggi l'ha dimostrato, quinto classificato con dei tempi simili a quelli dell'Ava. Sì, la pista era molto più lenta oggi, per cui stare in pista era difficile, però mi sono rassegnato al fatto che un Formula Renova è inevitabilmente più lento di un Abarth, e soprattutto in Formula 3. Credo di aver fatto una gara intelligente con grinta. E sta venendo anche a prendere Papaleo? Stavo andando a prenderlo. Penso che lui avesse un po' di margine, per cui se ne teneva un po' per stare tranquillo. Secondo me ho fatto una gara, sono soddisfatto. Anche il team ha fatto un lavoro eccezionale, la macchina oggi era perfetta, per cui sono molto contento. We made actually a very good start, took two positions, lost one in between, but I think one of the positions we lost was in the yellow flag. But at the end we were still able to make sixth position overall, more importantly third position in the 2000 top category, and this is good for the points in the championship. Congratulations. Thank you very much. Questa gara è stata per me molto bella perché ha vinto Paolo Viero, che è una persona, un vero amico, che ha sempre creduto nella nostra categoria e tanto ha fatto per portare Piero Longhi, uno sponsor prestigioso, nel nostro campionato. Perciò è stato molto importante e mi è piaciuto molto il fatto che Piero Longhi abbia coperto Paolo consentendogli una facile vittoria. Molto molto bello.